discorso, state attenti. Noi la volta scorsa abbiamo finito il primo dittico, quindi avevamo detto che il primo Vangelo di Luca inizia con un dittico. Il dittico è sono due quadri messi insieme. Il primo quadro noi possiamo definirlo come il tempo della promessa, perché c'è un angelo che va da due persone che sono senza futuro perché sono senza discendenza, Zaccaria ed Elisabetta, e promette loro la nascita di un figlio, di una discendenza, e dice anche che sarà grande, pieno di Spirito Santo, che preparerà il percorso al Messia, il precursore, eccetera, eccetera. Quindi c'è il tempo della promessa. Invece, il secondo quadro, dove vedremo che pure è un'annunciazione tra l'angelo a Maria, è il tempo del compimento, quindi il tempo della promessa e il tempo del compimento. Leggiamo anzitutto tutto per avere un quadro più preciso, no? E poi vedremo qualcosa. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposo di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo poiché io non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola, e l'angelo si allontanò da lei. Allora, prima cosa, anzitutto vorrei fare un po' di riflessione proprio sull'impianto teologico generale di questo quadro, e poi passeremo ad esaminare versetto per versetto. La prima cosa da notare è che qui abbiamo un'annunciazione che è l'archè di quella che poi sarà la Pasqua che tutti ci aspettiamo. Che significa l'archè? Archè in greco significa principio. E questa è la prima parola che noi troviamo nella Bibbia. La Bibbia infatti inizia con: in principio Dio creò l'uomo. In ebraico il testo dice Bereshit bara Elohim, quindi Bereshit sarebbe il principio, l'archè. I teologi ebrei di ogni epoca si sono sempre fermati molto su questa parola, perché giustamente essi hanno pensato che la prima parola di tutta la Bibbia, dell'intera Bibbia, è la chiave di lettura della Bibbia stessa. Solo cercando di capire che cos'è questa realtà, il principio, l'archè, il Bereshit, si può poi capire tutto il resto. E giustamente essi hanno pensato che se tutto ciò che esiste viene chiamato dal nulla all'esistenza attraverso la parola di Dio, è chiaro dunque che la parola deve esistere prima del creato, o meglio ancora, non lo dimostri prima o dopo, perché nella dimensione di Dio non c'è il tempo, ma possiamo dire al di fuori dunque del creato. Quindi la parola
quello che io vi ricordate, definì la memorà, la parola potente, creativa di Dio, è una parola che è coeterna con Dio. Allora, se il principio è la causa, è l'origine di tutto il resto, è chiaro che questo principio non può essere altro che la parola. Se tutto quello che esiste esiste perché ci sta questa specie di realtà ferma lì vicino a Dio, e subito dopo viene tutto quanto creato, se è creato d'altra parte, viene formato attraverso la parola, è chiaro che reshit e memorà sono praticamente la stessa cosa. La memorà, quindi la parola di Dio, è coeterna con Dio. Naturalmente, quando i teologi ebrei dicevano questo, non pensavano alla parola come una realtà personale, la pensavano come un'energia, come una potenza, come una forza di Yahweh. Anche se poi con il passare dei secoli questa parola ha assunto sempre più delle caratteristiche personali. Per esempio, pensate a quel brano di Isaia dove dice: come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo e non ritornano a me, così la mia parola che io ho mandato non ritorna a me, cioè, se non avendo compiuto ciò che io ho mandato. Allora la parola è una realtà che viene mandata, che agisce, produce e ritorna poi. Quindi vedete, è quasi una persona. Oppure quando leggete i libri sapienziali, dove la parola come una palla di fuoco si immerge nel silenzio della notte e prende la sua abitazione tra gli uomini, è questa palla di fuoco dove, che va ad abitare. Una cosa non va ad abitare, è una persona che va ad abitare. Però è solo poi con il Nuovo Testamento, con Gesù Cristo, che la parola diventa poi, noi abbiamo pensato che questa parola è una persona, è il dono del Logos. Ok? Quindi noi abbiamo la parola potente di Dio, che è l'origine di tutte le cose. Qui abbiamo l'annunciazione, che è l'origine della Pasqua, abbiamo un angelo che produce questa parola. Quindi capite perché ho detto che l'annunciazione è il Bereshit, il nuovo Bereshit, il Bereshit escatologico. Quindi tutto quello che accadrà dopo questa annunciazione non sarà altro che un prosieguo dell'atto creativo di Dio. Bene, questa parola, vi dicevo sempre in una lezione precedente, sulla bocca dell'angelo, da parola potente diventa parola impotente, cioè diventa una parola rivestita di kenosi, cioè una parola che si è fatta piccola, una parola che si è fatta umile, perché può essere accolta o può essere modificata. Maria accoglie dunque questa parola. Quindi Maria accoglie la parola creativa di Dio, una parola che si è fatta piccola, che si è fatta limitata. Questa parola è, per quanto riguarda la sua natura, una parola sempre onnipotente, eterna, è la memoria che ha creato tutte le cose. Per quanto riguarda la funzione, per quanto riguarda la vocazione, la missione che le è stata affidata, è una parola kenotica, di kenosi, diciamo così. Viene accolta da Maria, che poi questa parola viene generata da Maria stessa, come ci dice il primo testo cristiano che parla di questo argomento, cioè la lettera ai Galati, quando San Paolo dice che quando quando venne to plerma tu crono, quando venne la pienezza del tempo. Il tempo cronos è il tempo dell'uomo, ma è un tempo diventato pieno di significato, è diventato pieno, denso di significazione. Perché? Perché in questo tempo agisce Dio. È il tempo di Zaccaria, è il tempo di Elisabetta, è il tempo di Giovanni, è il tempo di Maria, che sono uomini e donne. Ma al contempo è il tempo di Dio, che è Padre, che è misericordioso, che è favorevole, che è parola, che non è uno spemorato. Ricordate tutte le cose. Quindi è al contempo quello e quello, perciò è un tempo pieno. Quindi quando si crea questa condizione della pienezza del tempo, o Theos,
o con l'articolo determinativo è lì Dio, l'unico Dio, e che se peste mandò Toniurion Antonio, il proprio figlio, genomenon ec gunaikos. Il testo lì traduce nato una donna, però il primo significato, quello proprio autentico di questo verbo è generare, quindi generato da, qui non c'è l'articolo, quindi noi dovremmo tradurre da una donna. Chi è questa donna? È Maria. Maria quindi genera la parola sotto forma che si è fatta piccola di kenosi. Allora io vi chiedo, questa parola che viene accolta da Maria e viene generata da Dodo Maria, è una parola eterna oppure no? Sì, è una parola eterna. Allora, se ciò che viene accolto da Maria viene, diventa una sola cosa, diciamo, nell'essere con la carne di Maria, e viene poi generata da Maria, è una realtà eterna, ne consegue che Maria, nel momento stesso in cui dice sì ed accoglie dentro di sé una realtà eterna, diventa la stessa, ditelo, eterna. Questa è la resurrezione, questa è la vita eterna, questo è tutto quel paradiso, è chiaro come tuo discorso. Quindi il paradiso, la vita eterna, non è il premio dei buoni, non è il premio dei religiosi. L'idea di merito non ci azzecca proprio, non ci sta proprio. È la capacità, è relazione, è la capacità di relazionarsi con questa tua parola, e relazionandosi con questa parola si diventa, perché generare significa produrre qualche cosa. Se quello che tu produci è qualcosa di eterno, è chiaro che colui che produce questo qualcosa dovrà essere necessariamente lui stesso eterno. È chiaro tutto questo? Boh, Maria diventa il capostipite, diventa la primizia di una massa di persone che, a cui si propone questa parola, viene proposta. Se queste persone questa parola la accolgono, la custodiscono e soprattutto la generano nella storia, la generano nel crono, nel tempo, come ha fatto Maria, queste persone che cosa diventeranno? Eterne. E qui, per questo motivo qui, Gesù Cristo queste cose qui andava dicendo, non andava parlando di meriti, non gli parlando, lo faceva pure, di etica, di morale, ma andava parlando soprattutto di queste cose qui. E perché si è stato ucciso? Voglio a questo proposito leggervi un brano del Vangelo di Giovanni. Gesù ha avuto un offerto con i sacerdoti del Tempio, sempre a proposito del sabato, perché Gesù dice il sabato non è la fine della creazione, è la fine della creazione materiale, cioè Dio crea tutto ciò che esiste. Ma tutto ciò che esiste, creato da Dio, cosa buona, che Dio lo vede e dice che è troppo, che è una cosa non buona, per sua natura, essendo alterità rispetto a Dio, essendoci un dualismo, se Dio è, il creato è, come sarà? Non è. Il creato è appena appena una parentesi che rischia continuamente l'annichilimento, cioè l'essere risucchiato nel nulla. Quando Gesù ci ha insegnato la preghiera del Padre nostro e ci dice liberaci dal male, ecco ponerò, non è anzitutto il male etico, cioè i peccati, l'orgoglio, la superbia, la lussuria, eccetera eccetera, ponerò è il male ontologico, è il male antiteico. Se Dio è colui che crea e quello che è stato creato viene risucchiato nel nulla, questo nulla è il male, è l'antidio per eccellenza. Non so se sono riuscito a farmi capire. Come? È la verità che viene. Allora, proprio perché tutto quello che ti ha creato resti sussistente,
cioè esca da quella condizione di effimero, di provvisorio, di transitorio, come l'erba dei campi che oggi è, domani non è più, e diventi invece qualcosa di sussistente, allora ecco che questa parola, la necessità di questa parola che porta il gene della eternità nella natura umana e in tutto quanto il creato. E allora diceva Gesù, se Dio ha creato in 7 giorni e il sabato è il giorno in cui Dio si è riposato, il sabato non è finito ancora. Perché? Perché la creazione, ciò che viene creato, deve sfociare nella salvazione, nella salvezza. E dice che il Padre mio è all'opera e anch'io sono all'opera. Quindi non solo dicevo che il sabato non era una cosa finita, ma era una cosa che continuava. Diceva non solo che Dio non si stava riposando, ma Dio stava faticando ancora, creando ancora, perché questa è l'opera di Dio, ma associava a se stesso e anch'io opero. E questi hanno preso le pietre e hanno cercato di lapidarlo. E allora, ecco, comincia il discorso e dice Gesù, io e il Padre siamo una cosa sola. Di nuovo i giudei raccolsero le pietre per lapidarlo. Gesù disse loro, vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di queste volete lapidarmi? Gli risposero i giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei l'uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù, non è forse scritto nella vostra legge, io l'ho detto, voi siete dei, questa è una frase, un versetto del Salmo 81, in ebraico, ani amarti Elohim atem, io l'ho detto, voi siete dei. Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, è chiaro che non c'è stato assolutamente nulla di strano di parlare di divinizzazione dell'uomo. Riprendono le pietre e cercano di lapidarlo. Allora vedete, Gesù invoca la scrittura, dice la scrittura non può essere annullata e la scrittura dice che Dio ha detto, cioè ancora una volta abbiamo la parola creativa che dice voi siete dei, quindi voi non siete solo biologia, non siete solo materia. Ma questo noi ce lo dobbiamo mettere nella testa, perché noi viviamo in una società che invece avremo tutto l'opposto, che noi siamo tutti del caso. Quindi voi siete lei, e Dio che lo dice. Gesù Cristo è quella parola che viene nel tempo, nella storia, per far sì che ognuno di noi, Clemente, Antonio, Fabiano e Compagnia Bello, diventino divini, nel senso di diventino. Dio è, noi diventiamo divini, cioè vestiti di Dio, e questa è la salvezza. Capite allora perché Gesù è stato condannato? Non perché non rispettava il sabato, perché faceva questi discorsi qui, discorsi che oggi non fa più nessuno, perché se trovate una persona come si deve, uno che si deve, un pastore parlerà di morale, di etica e compagnia bene, ma a livello proprio di ontologico, cioè a livello di senso delle cose, chi ci fa un giro di fuoco? A questo avendo fatto tutta questa promessa, ne viene fuori una cosa molto importante, che quindi la figura di Maria è una figura indispensabile nella storia della salvezza, perché Maria che cos'è? È il cuore, proprio non lo dico io, lo dice San Paolo, vicino, indissolubilmente, radicalmente, inscindibilmente vicino alla pienezza del tempo, c'è sta questa donna che genera il figlio di Dio, cioè la causa della salvezza. Se noi vogliamo parlare di una cristologia ascendente, cristologia ascendente è una formula per indicare tutto ciò che riguarda la risurrezione. Quindi la resurrezione, l'ascensione, il fatto che Gesù Dio sia dalla destra del Padre. Se noi vogliamo indicare tutta questa realtà, dobbiamo parlare di cristologia ascendente. La cristologia ascendente è possibile e accettabile solo ed esclusivamente se c'è una cristologia discendente.
Se c'è un Dio dopo che viene nella storia, io posso capire che su Dio poi risorge come va a finire, altrimenti si tratta di un uomo che viene deificato. Ma queste cose che facevano gli egiziani, i faraoni, i cinesi, qualche politico italiano, queste cose qui, qualche cardinale di Cuglia, ma non è è chiaro. Quindi Gesù Cristo intanto è risorto la Pasqua perché c'è un Natale. Il Natale è la radice, il seme di ogni Pasqua. E Maria si trova giusto a niente, con buona pace dei nostri fratelli protestanti che leggono e non capiscono niente di quello che leggono, praticamente si trova proprio in mezzo, nel punto, nello snodo centrale tra la cristologia discendente e la cristologia ascendente. Quindi questo è il primo tema dell'annunciazione di questo dittico, di questo secondo quadro, il quadro della compimento. La volta scorsa abbiamo finito il quadro della promessa, abbiamo iniziato il quadro del compimento. Il primo tema è proprio la figura di Maria, che poi però è la figura di ogni credente. Per cui la venerazione che la Chiesa ha per Maria è una cosa giustissima, è una cosa santa, ma se viene orientata in questi termini qui, non nel termine solo di vedere in Maria una taumaturga, cioè qualcuno che dà risolto i nostri problemi, insomma. Anche quello, quando non manda che fa, ci rivolgeremo pure, però anzitutto vedete in questi termini qui. Arrivato a questo punto, io ieri, nell'altro incontro, ho dovuto obbligatoriamente aprire una parentesi per parlare dell'anima, perché là c'è stata contro queste persone del mercoledì, poi che non ci sarà più il mercoledì, poi dopo ne parleremo. Ci sono molti che non vogliono proprio uscire dalla concezione platonica dell'anima, perché continuamente stanno a dire: ma l'anima, come fa? Ma l'anima è importante, io vado davanti a un mattino, eccetera, eccetera. E quindi ieri ho cercato di chiarire un po', sembra di esserci riuscito, ma non ci giurerei. Praticamente, oltre 2000 anni fa, in Grecia, la Grecia era proprio il faro, culturalmente parlando, di tutto il Mediterraneo, si è sviluppato un pensiero che è di questo tipo qui. Tutto ciò che esiste, tutto l'esistente, è come due realtà, precisamente una realtà di luce, ricordate Platone che dice Dio è luce, e che noi possiamo definire lo spirito. E poi c'è sta accanto allo spirito una realtà che corre parallela ad essa e che è definibile materia. La materia è coeterna con lo spirito e procede ciascuno per fatti suoi. Quindi ci sta la materia che attraverso dei cicli continuamente si riproduce. Allora sta una pecora, sta pecora muore, si dispa, produce fosforo, ferro, calcio, come questi si mescolano nel terreno, diventano erbe, come gli abbelli, questa erba viene mangiata da una vacca, tutta quella sostanza va a finire nella vacca, e ci sono dei cicli continui di questo tipo qui. Mentre poi la luce è l'assoluto che si sviluppa per conto suo. Questi due cicli, camminando due insieme, producono un attrito, per cui continuamente dei frammenti di luce vanno a finire qui. È chiaro? E si rivestono di cacca, si rivestono di sporcizia, cioè si rivestono di materia, e si formano così delle entità che sono materia, all'interno della quale ci sta un frammento di luce, chiamiamolo pure Dio, insomma. Per cui, chiedendo a queste persone l'uomo chi è, l'uomo è un insieme di anima, la parte spirituale, e di corpo, la materia.
Questo è il modo di pensare, Platone, Socrate, platonici, presocratici, Aristotele, e compagnia bene. Si è con Alessandro Magno diffuso anche in Asia, dove si è incontrato con le religioni animiste che si stavano allora in quella zona, e è andato origine al vedismo. Dal vedismo sono sviluppate tutte le altre, brahmanesimo, jainismo e compagnia bene. Da tutto questo si è sviluppato poi il buddismo, eccetera, eccetera. Per cui ancora oggi si può dire che la maggior parte del mondo pensi in questi termini qui. C'è la materia e c'è lo spirito. Allora, ammettendo, cioè, in questo tipo di pensiero, la salvezza che cos'è? E togliere là il corpo dalla... È quello che diceva Socrate quando si è bevuto asciutto. Socrate invoca la morte come un'amica. Dice l'amica morte, perché? Perché lo libera dalla materia, in modo con quello che di divino sta in lui, ritorni o due nell'assoluto. Si libera dunque questo frammento e la luce torna o due nella luce. È chiaro quindi questo. Mo, nel linguaggio di tutti i giorni, questa tua praticamente parte spirituale dell'uomo veniva indicata, la parte materiale, con il termine soma, sarx, e la parte spirituale con il termine psiche, che significa anima. E questa cultura si è diffusa in tutto il Mediterraneo. Quando è stato necessario tradurre la Bibbia in greco, la versione dei 70, ma anche tutte le altre versioni, che cosa è successo? Che il termine nefesh, con cui si indicava la parte vitale, l'anima, quello che ci fa simile a Dio, diciamo così, dovendolo tradurre in greco, non hanno trovato nessuna parola adatta che avesse lo stesso significato. La parola che alla lontana ricordava il concetto di Nefesh, di Ruah e così via, era la parola psiche, per cui nel testo greco hanno cominciato a utilizzare il termine psiche. E poiché tutti parlavano greco, tutti pensavano alla greca, tutti si vestivano alla greca, tutti mangiavano alla greca e compagnia bene, alla fine la Chiesa stessa ha continuato a pensare a lui in termini greci. Ma quando un ebreo leggeva la Bibbia e leggeva Pesuchè, il termine Pesuchè, non intendeva quello che intendeva Platone, Socrate e tutti gli altri, ma intendeva tutto tranne una cosa. E che cosa intendeva? Allora, ogni uomo è fatto da Adama, terra, la parte materiale. Non solo gli uomini, tutti gli esseri viventi. Dio è colui che inspira negli esseri viventi la Ruah, lo spirito, che dà vita. Poi qui gli alberi, gli uccelli, l'uomo, tutti gli esseri viventi sono formati da Adama e sono formati da lo spirito. Solo l'uomo, solo e esclusivamente nell'uomo, Dio inspira un Nishamat Kajim, un alito di vita. Ricordate quel brano? Allora Dio fece tutto l'uomo e gli ispirò, gli soffia dentro un Nishamat Kajim, un alito di vita, che rende l'uomo capace di essere immagine di Dio. Cioè di avere il libero arbitrio, di avere il processo logico, la capacità astrattiva, cioè tutte queste facoltà che noi potremmo definire spirituali. L'insieme di queste facoltà costituiscono quella cosa che noi chiamiamo coscienza. Quindi ogni essere umano, grazie a questo dono di Dio, che ci rende sua immagine, ha la coscienza, la parte più intima, più profonda dell'essere umano. È chiaro il discorso creativo, come è fatto tu l'uomo. Arrivato a questo punto, noi ci chiediamo, ma è l'anima, esiste o non esiste? Esiste l'anima, anche nel linguaggio biblico. Ed è, io trovo un brano, preso da Proverbi, capitolo 20, versetto 21, il quale dice così: l'anima dell'uomo, refesh in ebraico, psiche in greco, dell'uomo significa di ogni uomo e di ogni donna, è, non significa rappresentata, potrebbe essere simbolica, è
Quindi l'anima dell'uomo è la lampada del Signore che penetra fino nel più intimo del nostro essere. Che cos'è la lampada del Signore? La luce. È la luce. Luce in quei passi è la mia parola. Allora la luce, il Signore è luce, nel senso che è rivelazione, ci orienta attraverso la parola. Luce e parola significano la stessa cosa. E allora l'anima che cos'è? È relazione, è una realtà relazionale, perché Dio è relazione, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo dunque significa Trinità. E l'uomo, sua immagine, non può non essere relazione. E allora ecco dunque che l'unione di la parola di Dio, la parola, guardate, non intende la Bibbia, anzitutto, intende la persona di Gesù Cristo. Poi chiaramente la Bibbia, poi l'Eucaristia, poi i sacramenti, poi la Chiesa, tutto il resto. Ma è Gesù Cristo la parola di Dio. Quindi, quando questa parola si inserisce nella mia coscienza, io ieri per far capire, ho fatto proprio un disegno, pensate alla presa di corrente. Qui c'è stata una presa di corrente con due buchi e siamo noi, e la nostra tua coscienza. E c'è stata la parola di Dio come una spina fatta così, ecco qui, questa è una spina con un filo, il filo dove porta a Dio, questa spina si chiama Gesù Cristo. Quando queste due cose qua si inseriscono nella nostra coscienza, si crea un tutt'uno che è l'anima. Quindi l'anima è relazione, è relazione dal nostro essere con la parola di Dio. Voi potete dire, chi è che Dio non lo conoscono? E là dove non è mai stato annunciato il Vangelo, prima di noi chi l'ha fatta questa domanda a Gesù Cristo? Mamma mia. Nicodemo. E come gli ha risposto Gesù Cristo? Prima che Abramo... Che lo Spirito soffia dove vuole. E di conseguenza lo Spirito può produrre questa unione in tutti i luoghi. Però chiaramente chi conosce Gesù Cristo, chi conosce questa parola così come è scritta, è non solo avvantaggiato personalmente, ma può diventare lui stesso luce per gli altri, perché la finiscono di pensare in questi termini e cominciano a pensare in questi due termini. E allora se le cose stanno così perché non lo dico io, lo dice la Bibbia, se l'anima è una realtà relazionale tra la parte più intima nostra, la coscienza e la parola, quella che abbiamo letto nella lettera agli Ebrei, la parola di Dio è come una spada a doppio taglio che penetra fino alle midolle, ve lo ricordate quando quel brano? E fa luce, cioè, se quindi le cose stanno in questi termini, allora la salvezza è restare uniti e conservare la spina nella presa di corrente. Fino a quando arriveremo all'ultimo giorno della nostra vita biologica, c'è sempre il rischio di che le due realtà si stacchino. Che cos'è che può distaccare questo? Il peccato. Ma non i peccati, così in genere, ma i peccati, il peccato proprio denso, il peccato significativo, il peccato dovuto. La Chiesa nei primi secoli parlava di adulterio, omicidio e apostasia. Ma poi ha cominciato a parlare anche di idolatria. Ma io ci metterei anche l'omissione. Oggi noi viviamo beatamente immersi nella, perché avendo ricevuto tutto da Dio noi non diamo niente a nessuno, o meglio ancora ci illudiamo di dare qualcosa agli altri, perché molto a mia sorta a casa, perché facevo mangiare, ma non, quello è il minimo. Ma se tutto quello che noi abbiamo ricevuto da Dio non lo restituiamo, noi facciamo la fine, e siamo sempre lì, la ricordate la parabola dei talenti? Quindi questo è il concetto di anima. Quando io muoio, finisce la mia vita biologica, mi presento davanti a Dio, se mi ci presento questa situazione attaccata, che cosa succede? Che Dio purifica tutte le eventuali incrostazioni a povero, poi su Zim che ci si è fatta in coppa, e quello è il purgatorio, non tutte quelle stronzate che ci dicono continuamente, proprio, le indulgenze, i 30 anni, i 40 anni, i stupri, i preghieri e compagnia. Col sangue di Gesù Cristo tu ci purifica da tutto questo. E questa unione diventa eterna. E questa è la salvezza, questo è
il tuo paradiso, insomma. Quindi il paradiso che è vivere stabilmente in unione totale con Gesù Cristo. Dire Gesù Cristo non significa Dio. Io più di questo non riesco, non so, è chiaro quindi il concetto? Sì, sì, sì. Ecco, questo quindi... Il disegnino ci voleva. Di Libro dei Proverbi. Sì, questo quindi per quanto riguarda un primo argomento che ci viene proposto proprio dal quadretto dell'Annunciazione. Ste cose però ricordate, perché noi per esempio viviamo in Natale, quindi ancora una volta un'orgia di colori, di feste, di regali, di non c'è nulla di male in tutto questo. Perché la festa, dove il regalo, dove la famiglia, sono cose sante, dove è bello, perché non diventino dei feticci? Perché non diventino degli idoli? Perché noi non scartiamo il moscerino per ingoiare il cammello? Insomma, Natale, dove questa cosa qui, quindi dove dovrebbe, insomma, pensiamoci a un angelo e cerchiamo di dirle, di farle conoscere dove queste cose, insomma. Un secondo valore che c'è in questo quadro dell'Annunciazione è il valore della gioia. In greco gioia si dice chara, che significa letizia profonda. Quando noi parliamo di gioia, la prima cosa che ci viene in mente, sempre restando nel quadro dell'Annunciazione, qual è? È quando l'angelo annuncia Maria e gli dice: carne che caritomene, gioisci piena di grazia. Quindi la gioia di Maria, la gioia dell'umanità, dopo che finalmente tu riceve il compimento di quella promessa. Ma prima ancora della gioia di Maria c'è stata la gioia di chi? Non mi dice San Giuseppe. C'è la gioia di chi? Prima ancora della gioia della sposa c'è la gioia dello sposo. Prima ancora della gioia di Maria c'è stata la gioia di Dio. Il primo a gioire è Dio, questo Dio che si è fatto piccolo quando ci ha creato, questo Dio che si è limitato ancora di più quando si è rivelato, questo Dio che si è fatto ancora più piccolo quando ha dovuto aspettare che l'umanità producesse un terreno fertile, un terreno senza spine, senza rovi, senza sassi, senza ostacoli di nessun genere. Un terreno in cui mettendo il suo semino, dopo questo semino avrebbe prodotto poi il 100%. Chi è questo terreno? Maria. È Maria. E allora voi, noi pensiamo alla gioia di Maria, ma pensate alla gioia di Dio che scopre. Noi non abbiamo parole umane per parlare di questa gioia, però... Ricordate l'altra volta che ho letto il Cantico dei Cantici, che è un libro bellissimo, totalmente trascurato dalla Chiesa. E vediamo, c'è la sposa che a un certo punto ha perso di vista lo sposo. E allora lei dice: l'ho cercato ma non l'ho trovato, mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città, avete visto l'amore della mia vita? Chiede alla sposa: chi sono queste guardie della città? La sposa è l'umanità che sta cercando lo sposo, cerca Dio. A chi si rivolge? Agli addetti ai lavori. E figurando se gli addetti ai lavori l'hanno visto, insomma. Figurando se un cardinale Bertone ha mai potuto vedere Dio. È chiaro. E allora continuiamo oltre e leggiamo proprio così. Dopo poco le avevo oltrepassate, cioè finalmente che si riesce a liberarsi, come dice Papa Francesca, no? Dice: ma lasciate perdere tutti i tuoi resti, andiamo all'essenziale. Quando trovai l'amore dell'anima mia, lo strinsi forte e non lo lascerò finché io non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Vedete, questa sposa ha una casa, sta casa dove è ereditata dalla madre, sta casa è rimasta deserta. E allora quando la sposa, dove incontra lo sposo, l'abbraccia e se lo porta a casa, insieme fanno dimora. È un'immagine molto molto più bella di quella della spina, della presa di corrente, insomma.
è l'immagine della sposa e dello sposo come della casa. Allora, ricordate l'Apocalisse, io busserò alla vostra porta, se mi aprirete, io verrò e farò cena con voi. Questa è la fede, questa è la relazione salvifica con Gesù Cristo. Tutto il resto è quello che vi ho detto l'altra volta, è il brodino tiepido della religione che serve solo a sciacquare le viscere come non bestemmi. Sempre questi esempi molto questo quindi è un secondo tema che risulta da questo brano, e che poi questo brano è un vero e proprio prologo di tutto il Vangelo di Luca. Quindi queste tematiche che vengono fuori dal brano dell'Annunciazione, poi Luca le svilupperà in tutta quanta la sua opera, e noi poi le incontreremo, questi temi li possiamo approfondire man mano che si ripresenteranno. Un terzo tema è quello della cristologia. Vedete, sto brano, Gesù non è ancora nato, c'è solo una promessa, cioè c'è solo un annuncio. Ma Gesù non è ancora nato, ma già è chiamato figlio dell'Altissimo, figlio di Dio, figlio di Davide, re, chiamato Signore. Tutti questi sono dei titoli cristologici, post-pasquali. Cioè, quando è venuta la Pasqua, dopo la Pasqua la Chiesa ha visto in Gesù, nel Messia, ha visto proprio il figlio di Dio e ha creato tutti questi titoli. Luca, mettendoli proprio sulla bocca dell'angelo all'inizio del Vangelo, quando Gesù non è ancora nato, che cosa ci fa capire? Che il Natale è già... Io sono sicuro, mia mamma, che non aveva fatto teologia, è già Pasqua, è già Pasqua. Mia mamma diceva il Natale è la prima Pasqua, oppure l'inizio della Pasqua. Natale è già Pasqua, perché già c'è stato Gesù Cristo, già c'è la salvezza, già c'è tutto, diciamo così. Quindi ancora una volta l'invito a non fare del Natale una festa sdolcinata, una festa per bambini, una festa senza significato e senza senso, insomma. E finalmente c'è il quarto tema, il tema dell'angelo, perché voi vedete che la scena è aperta da un angelo, dall'angelo, ed è chiusa dall'angelo. L'angelo che è il portatore della parola, l'angelo che quindi è marginale rispetto chiaramente alla figura di Maria, alla figura di Cristo, eccetera. Però ci sta. Io lo definirei un amico dello sposo, perché se Maria, umanità, è la sposa, se Gesù, Dio, è lo sposo, l'angelo è l'amico dello sposo, è quello che prepara le nozze. Ruffiano. No, è quello che quando questi due sanno sposare sembrano essere usciti di cervello. Allora, gli amici di Gesù Cristo sono quelli che preparano le nozze, preparano la cerimonia, sono gli evangelizzatori. Chi ci converte è Dio, chi ci salva è Dio. Però tutti possiamo, anzi, dobbiamo evangelizzare. Vabbè, queste sono le tematiche che escono da questo libro. Detto questo, cominciamo con il primo versetto 26. Teniamo ancora 4-3 tempi. Entro benito, ecco, l'angelo, Dio mandò l'angelo, eis tempore verso una città da Galilais, della Galilea, e Orma Nazareth, che si chiamava Nazareth. Il sesto mese è detto con un'espressione molto enfatica, perché l'articolo determinativo in greco è tutta la bellezza di due volte, quindi è il pomeriggio, ecco, nel mese quello sesto, cioè proprio in quel mese lì. L'autore, quello che parla in modo così enfatico, evidentemente vuole attirare l'attenzione di chi ascolta su queste parole. E il mese sesto è il mese della gravidanza di Elisabetta, quindi il mese della promessa. E allora noi vediamo che Maria, che ha avuto l'annunciazione, che inizia la sua gravidanza, va da Elisabetta, cioè il tempo dell'adempimento, del compimento, si interseca, si lega al tempo della promessa.
Vedete fino a quel punto Giovanni è precursore del mondo di Gesù Cristo. Quindi già proprio nei disegni di Dio le due figure appaiono fuse due insieme. Però voi potreste dire, ma perché proprio il sesto? Questa fusione tra il tempo della promessa e il tempo del compimento non poteva avvenire pure prima, oppure dopo il sesto mese? Prima non poteva assolutamente avvenire, perché? Perché nella volta scorsa abbiamo letto che Elisabetta è rimasta nascosta fino al quinto mese, dove nascosta significava silenzioso, rimane in preghiera, rimane a meditare su quello che Dio sta operando in lei. Cioè, contrariamente a Zaccaria, dove cerca di pensare su quello che sta capitando. Ecco, allora, quindi è chiaro, non poteva venire. Poi dal sesto mese in poi ha cominciato a rendere pubblica la sua nuova condizione, e quindi perciò prima del sesto mese non era possibile. Ma non poteva essere il settimo mese. Sette è il numero della pienezza, è il numero della totalità. Sarebbe stato molto più bello se avesse detto nel settimo mese. Perché nel sesto mese? Perché sei non è la pienezza, quindi la promessa non può essere, no? Perché se noi parliamo di creazione, se parliamo della salvezza, come la creazione ha portato alla sua estrema conseguenza, se parliamo dell'opera di Gesù Cristo come il compimento dell'atto creativo di Dio, andiamoci a leggere l'atto creativo di Dio. E allora siamo al capitolo 1. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, l'immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiocatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo l'erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Mentre a fine mo le cose erano buone, ed era cosa molto buona. E fu sera e mattina il sesto giorno. Allora, come Dio crea, e c'è un sesto giorno in cui dal nulla viene all'esistenza l'uomo, così c'è un sesto mese nel quale dal nulla, che è il mese Dio salva. Quindi quel numero 6 corrisponde al sesto giorno. Come il sesto giorno è il giorno della creazione, così il sesto mese è il giorno, è il mese della salvezza. Perché? Perché è stato concepito Gesù Cristo, insomma. È chiaro quindi il significato di sesto mese, il mese della salvezza. E quest'angelo viene inviato in una città della Galilea che si chiamava Nazareth. Perché della Galilea? Vedete, il tempo della promessa, quella fatta a Zaccaria e Elisabetta, è stato il tempo tutto orientato verso la Giudea, verso Gerusalemme, perché Gerusalemme è il centro della salvezza. Gerusalemme è il luogo della Golgota, Gerusalemme è il luogo dell'orto del Getsemani, Gerusalemme è il luogo della resurrezione, è il luogo del Cenacolo. E allora ecco che chiaramente c'è, facendo questa promessa di salvezza, questa promessa viene tutta orientata verso Gerusalemme. Ora, nel tempo del compimento, il tempo di Gesù, invece non c'è più la Giudea, non c'è più Gerusalemme, ma c'è la Galilea. Perché? Lo avete mai letto il Vangelo di Matteo? Qualche volta un passante così. Allora dice Matteo: perché si compisse ciò che era stato profetizzato da Isaia,
terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, la Galilea delle genti. Mentre la Giudea è il luogo della teologia, è il luogo della rivelazione, la Galilea è il luogo della periferia, è il luogo dei lontani, è il luogo degli emarginati, è il luogo degli stranieri, delle donne, dei bambini, dei malati, dei pastori, di quelli che non potevano entrare nel Tempio. Capite perché quando, mentre il luogo della promessa è tutto orientato in senso teologico, il luogo dell'adempimento è tutto orientato nel senso della misericordia. Capite perché il Papa che abbiamo è un Papa, è un profeta, con buona pace di quei suini che stanno nel Vaticano. Quindi praticamente la Galilea delle genti, e di preciso, per essere ancora più preciso, una città che si chiama Nazareth. Nazareth, guardate, è praticamente era un villaggetto di forse un paio di centinaia di abitanti, non di più. E la cosa importante è che non è mai nominata nell'Antico Testamento. In tutto l'Antico Testamento non c'è un versetto in cui venga nominata Nazareth. Tant'è vero che fino all'inizio del Novecento tutti i soliti benpensanti, tipo De Freddi e compagni belli, dicevano: guarda, ma tutte sciocchezze, di un Nazareth non è mai esistito, insomma. Poi gli scavi, condotti dai domenicani e dai francescani, hanno dimostrato che Nazareth dove esisteva. Esisteva fin dal VII secolo avanti Cristo, è stato poi devariamente distrutto sotto i babilonesi, ci sono rimasti solo pochi abitanti. Poi quando c'è stata la rivoluzione dei Maccabei sotto Giovanni il Cane e compagnia bene, si è ripresa completamente. Comunque la cosa importante è che Nazareth esiste, e può essere spesso però nei documenti posteriori, anche ebraici, quindi anche gli ebrei parlano di Nazareth, non nella Bibbia ma negli scritti extra biblici, indicano con il nome Nazareth. Nazareth non è altro che la pronuncia aramaica dell'ebraico Nazareth, e da cui poi viene Nazoreo, con cui viene indicato e chiamato il nome di Gesù. La radice Nz in ebraico significa cerco. Quindi Nazareth voglia della casa di Davide. Comunque era una città. Vi ricordate l'episodio di Natanaele? Quando Natanaele, Andrea e Giacomo, non mi ricordo, insomma, vanno da lui e gli vanno a dire: abbiamo trovato il Messia, vieni a vedere. E chi si dice: da dove viene? Viene da Nazareth. Come risponde Natanaele? Perché esce a Nazareth? È come se a un certo punto, va bene, non esce fuori e comincia a dire: a Caturano è spuntata una luce. A Caturano. Quindi praticamente era un villaggio proprio completamente sconosciuto. Veramente siamo nella periferia delle periferie. Veramente noi siamo agli estremi dell'emarginazione. E quindi è inutile dire che Nazareth rappresenta proprio, se questo Dio, parlando di Galilea, abbiamo detto che viene per tutti, nessuno è escluso da questa novità di vita portata da Gesù, però Nazareth ci fa capire che nell'ambito di questi tutti ci sono dei privilegiati, dei vicini. E chi sono questi privilegiati? Sono gli ultimi, i più lontani, quelli che, ripeto, i pastori che per esempio non potevano entrare nel tempio, le donne che potevano trasire ma erano a stare nel gradino più basso, e gli stranieri che non potevano manca trasire nel santuario due interno. Perché Dio preferisce i più lontani? Perché ama tutti, vuole tutti salvi, però i più cari al suo cuore sono i lontani. Perché sono fuori dagli schemi, fuori da ogni logica condizionata. Bravo, però come è proprio, ma Dio non è che si comporta così, tu perché sappiamo no, nel senso che non hanno vincoli di alcun tipo nella società. Quello che dicono che Luigi e Paolo è pieno, ma il motivo di fondo è che quello del, lo ricordate il figlio proprio?
Quando dopo questo emarginato, questo lontano corpo, il padre che fa? Che lo sta aspettando, ma che fa? Lo incontra e l'abbraccia. Allora Dio è colui che tende le braccia. Se io voglio abbracciare Giancarlo o Antonio che stanno alla Bascia, io le mie braccia devono obbligatoriamente passare attraverso Valeria, Paolo, Agostino, Barbara, Tino, come per arrivare lì. Allora i poveri, gli emarginati, i lontani, gli ultimi, sono la garanzia, come più forte, che Dio veramente ama tutti. Perché se tu va verso gli ultimi, obbligatoriamente deve abbracciare pure me, che sto più vicino, o penso dopo di essere stare più vicino. Insomma. Non so se sono riuscito a farmi capire. È chiaro? Vabbè, quindi noi questa sera dunque ci fermiamo qui. E senza saltare dalle sedie perché devo dare degli avvisi, noi ci vedremo quindi giovedì prossimo. Allora, primo avviso.